Buonasera amici e amiche di Nova News 24. Questo pomeriggio verissimo è tornata in studio Sofì Codegoni. Dopo la fine della storia con Alessandro Basciano e soprattutto dopo l'intervista di Alessandro Basciano lasciata proprio ieri in diretta su Canale 5, ovviamente registrata qualche giorno fa, ha voluto puntualizzare alcune cose. Vi ho portato le prove del tradimento di Alessandro. Queste le parole con cui ha esordito Sofì Codegoni. Ovviamente l'intervista è stata lunga, è stato un excursus di tutta quella che è stata la loro storia, in mezzo stregoni e quant'altro, ma sostanzialmente la ragazza di cui si parla tantissimo è ovviamente è quella con cui Alessandro Basciano è stato ripreso più volte a Ibiza, in quella famosa vacanza dove per motivi lavorativi si era dovuto allontanare dalla sua Sofì. Proprio di quella ragazza si parla tantissimo e le chat portate da Sofì Codegoni dimostrano proprio che tra i due non c'è stato solo un semplice appuntamento in hotel per lavoro, bensì quant'altro. E proprio le valigie nella sua stanza dimostrano proprio il fatto che Alessandro è stato con lei. Inoltre, poi si parla di un amico in cui ovviamente dice chiaramente che voleva restare solo con questa ragazza in una casa che avevano preso insieme. Inoltre Sofì Codegoni parla della loro storia e di tutto quello che è stato e dice chiaramente di non provare ormai più pietà o qualche sentimento per Alessandro Basciano, ma ovviamente ancora è in qualche modo innamorata di lui, anche se adesso è meglio per lei non vederlo per cercare di non riaccendere quella che potrebbe essere una fiamma che ancora potrebbe ardere. Ma per il bene di loro della loro figlia Selin, ovviamente i due dovranno cercare in qualche modo di ricongiungersi, ma per questo ancora c'è tempo, almeno questo è quello che dice Sofì Codegoni. E ovviamente Alessandro Basciano in lacrime proprio nello studio di Verissimo, nell'intervista andata in onda ieri 21 ottobre, ovviamente è stato ovviamente riproposto anche a Sofì, che ha chiaramente detto che l'ha visto tantissime volte in quelle condizioni senza ovviamente poi riuscire a ricavare nulla dai suoi pianti. Inoltre Silvia Toffanin più volte dice che la loro storia deve essere basata su molta maturità, soprattutto per la figlia Selin. Amici di Nova News 24, diteci cosa ne pensate. Pensate di quello che è successo ad Alessandro Basciano e Sofì Codegoni, della loro storia e secondo voi chi davvero avrà ragione. Intanto, se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.